posti in piedi nella bellissima sala dell'emiciclo per la presentazione dell'ultimo libro del giornalista e caposervizio del quotidiano Il Messaggero, Angelo De Nicola. Don Attilio Cecchini, il giornalista di razza, il principe del foro, l'impolitico, è il titolo del libro, che non è soltanto un titolo, edito dalla One Group di Francesca Pompa. Un totem morale, così lo ha voluto definire Angelo De Nicola. L'anteprima a Roma, poi l'appuntamento all'emiciclo, un evento straordinario che ha visto la presenza di Stefano Vespa, giornalista, Aura Scarzella, magistrato, Francesca Pompa, l'editrice, Alessandro De Angelis, vice direttore dell'Afpost, Marco Fanfani, presidente della Fondazione Carispa e ovviamente lui, l'ospite d'onore, Don Attilio. Chi ha spiegato De Nicola era quasi contrario a questo libro, che invece era doveroso, simbolo di un'aquila che non c'è più, Don Attilio Cecchini. Giornalista e penalista, classe 1925, nel saggio vengono ripercorsi anche gli ultimi 30 anni di storia politica e sociale dell'Abruzzo. Don Attilio viene presentato da De Nicola come il simbolo della resistenza aquilana anche nel dopo terremoto, un uomo che ha saputo reagire anche alle avversità della vita, un brutto incidente stradale subito 6 anni fa. Una fortissima onda emotiva, soprattutto perché l'avvocato Don Attilio ha suscitato emozioni forti. Non riuscivamo a portarlo al tavolo dei relatori perché per il troppo affetto che chiunque voleva manifestargli. Siamo stati travolti dalle emozioni un po' tutti. Una presentazione importante, al di là del libro, ma soprattutto per questo personaggio, questo totem morale di questa città, di questa regione, se mi consentite, di questo paese, che deve essere di riferimento e di monito per le prossime generazioni, per le future generazioni. Un grande personaggio in un'aquila che non c'è più, ma proprio per questo deve rappresentare un faro, una guida da seguire, una guida morale da seguire. Questo è stato il grandissimo sforzo e il grandissimo onore di poter mettere il naso tra i suoi documenti, tra le sue carte, per poter sintetizzare in un saggio che non è una biografia ma vuole esaltare il personaggio come giornalista negli anni 50 in Venezuela, come avvocato per 60 anni, con 60 anni di toga che passa sulle spalle, e come in politico quando si è candidato nel 1994 come sindaco dell'Aquila, ma l'Aquila non lo accettò, sarebbe cambiata la storia di questa città. Nel volume si parte da Don Attilio giornalista, emigrato in Venezuela negli anni 50, lì incontrò lo scrittore Gabriel García Márquez. Dagli anni 60, rientrato in Italia, si dedicò all'attività forense fino a raggiungere posizioni elevatissime nella professione a livello nazionale, tantissime le sue cause e le sue battaglie. Don Attilio, ad esempio, fu il penalista che smontò il teorema Tragnone nello scandalo Pop, quando nel 92 l'intera giunta regionale dell'Abruzzo finì in carcere per una presunta clientelopoli. L'avvocato che entrò in guerra coi poteri forti per difendere l'innocenza di un povero cristiano di nome Michele Perruzza, così disse, che decide di assistere gratuitamente per principio, ricorderete quello che accadde a Balzorano. Nel 94 si candidò a sindaco dell'Aquila, vinse Antonio Centi.